Visto dalla prospettiva dei musei vaticani, il sistema di musei fra i più importanti del mondo che io ho il privilegio di dirigere, potremmo dire che la situazione del consumo, chiamiamolo così, della cultura è tutt'altro che insoddisfacente. Al contrario, basti pensare che nell'anno 11 sono entrati nei musei vaticani 5 milioni di persone, più di 5 milioni. I musei vaticani chiudono normalmente, mediamente, il loro bilancio in attivo. È una delle voci inattivo nella gestione generale del governatorato della Santa Sede. Devo dire anche che l'amministrazione generale del Vaticano sa far fruttare con intelligenza, con efficacia il suo patrimonio. Non è possibile che lo Stato pensi a 100.000 chiese antiche, quante sono in Italia, a 3.000 e tanti musei civici, alle grandi realtà statali, a 20.000 centri storici. Nessun paese al mondo ha una densità di patrimonio culturale come il nostro. E lo Stato come fa a pensare a tutto, a pagare tutto? Io immagino un potere pubblico leggero per quanto possibile, flessibile, aderente alle realtà locali. Il rapporto fra pubblico e privato funziona quando il pubblico è forte, autorevole, competente e onesto. E quando il privato è forte, competente, autorevole e onesto. Si danno questi casi in Italia? Sono frequenti? Temo di no, purtroppo. Non ci sono altre alternative, bisogna arrivare a questo, perché non si può pretendere che lo Stato pensi a tutto. Questo è assurdo pensare. Quando parlano di portare in Italia il modello della fondazione, delle fondazioni museali americane, a me viene da ridere, perché dove sono i grandi privati virtuosi, come ci sono in America, che mettono sul tavolo del Consiglio di amministrazione il loro assegno? Basti dire che l'unico esempio di grande capitalismo virtuoso in Italia è stato quello della famiglia Agnelli, quando a Venezia hanno inventato la fondazione di Palazzo Grassi, un palazzo veneziano comprato dagli Agnelli, e lì dovevano farci le grandi mostre, alcune ne hanno fatte. Il tutto è durato 6-7 anni, non di più. Poi è morto l'avvocato Agnelli, adesso Palazzo Grassi non c'è più. Nella mia esperienza di soprintendente in tante parti d'Italia me ne sono accorto, magari nel paese dove c'è una chiesa antica importante, sull'altar maggiore c'è un quadro citato nelle guide rosse del Touring Club, celebre, conosciuto, eccetera, magari lì trovi il piccolo industrialetto locale che volentieri stacca l'assegno per quel restauro, per quella valorizzazione, e lo fa. Perché sì, perché quello è il suo paese. Questo è il capitalismo virtuoso, no? Quando si dà, no? Anche a livelli piccoli, di piazza e di campanile. Beh, devo dire che la realtà dei Musei Vaticani è speciale, perché i Musei Vaticani stanno in uno stato altro dall'Italia, no? Le discipline, le normative, le leggi sono diverse. Basti dire che qui non ci sono i sindacati, per esempio, né c'è il TAR, il Tribunale Amministrativo Regionale, cose del genere. Io l'ho vissuto sulla pelle nella mia lunga vita di soprintendente. Se vogliono i sindacati, una piccola RSU di un qualsiasi museo della provincia italiana ti può bloccare l'apertura, ti può fare ricorso al giudice del lavoro, insomma ti può creare problemi tali per cui il problema sta chiuso. Ecco perché io sono felice adesso, al termine della mia carriera, di lavorare in un posto dove i sindacati non ci sono.